Allora, buon cinema a tutti. Non siamo a casa mia perché sono un defraudatore della società. Da fuori sede ho voluto parlare di questo losco figuro qui che vedete qua, in sovrall'impressione, che è Zack Snyder. Andiamo con ordine. Settimana scorsa è uscito il trailer della Zack Snyder's Justice League, che ha già polarizzato i fedeli, i fan e i non fan, e già tutti dicono che schifo, che meraviglia, non vedo l'ora, chi lo sa. Allora, quello che dissi in un commento sotto un post che feci io nel gruppo Cinefollie, iscrivetevi al gruppo Cinefollie, trovate il link qua nella descrizione a questo video, era appunto me lo guarderò con una sana curiosità senza aspettarmi niente di più di quello che finora ci ha dato Zack Snyder. Se Zack Snyder ci darà con questa Justice League qualcosa in più, sarà tutto burro. Però poi ho pensato di utilizzare questo momento per fare in modo di fare uscire uno di quei video che volevo fare da tanto tempo e che non ho mai fatto per tanti, tanti, tanti motivi. Nella pagina Facebook dissi che nel gruppo Cinefollie avrei fatto un piccolo sondaggio, ma non un sondaggio alla Instagram, sì, no, favorevoli al contrario. Un sondaggio in cui qualcuno doveva dire le sue opinioni. E questo che vedete adesso è il risultato della condensazione di tutti questi punti di vista, i quali alcuni mi trovano d'accordo, altri no. E leggendo tutti questi pareri dirò la mia. Ovviamente la discussione non finisce qui perché il video è una discussione in itinere, quindi commentate qua sotto se siete o meno d'accordo con alcune di queste affermazioni o aggiungete delle nuove idee, delle vostre ipotesi che possono arricchire il discorso intorno a Zack Snyder. Samuele scrive: "Dobbiamo decidere un attimo cosa significa essere autore. Per me un autore è qualcuno che nel momento in cui mette la sua mano su un'opera lascia un'impronta riconoscibilissima, che è sua e di nessun altro. E questo non significa che il film in questione debba essere necessariamente bello. I film di Snyder sicuramente non sono sti capolavori, e ovviamente lo sappiamo, e molti di questi sono anche parecchio controversi, ma l'impronta di Snyder ce l'hanno. Che poi sia un'impronta brutta o no, chi lo decide poi? O che non rientra nei gusti di molti, questo è un altro discorso." Ecco, io sono tendenzialmente d'accordo con questo punto di vista. E vorrei aggiungere anche il fatto che il film non sia necessariamente bello. Poi recupero la domanda che si è fatto Samuele dopo: chi lo decide poi che un film è bello o meno? Zack Snyder ha avuto l'intelligenza, il merito e la furbizia, e anche il culo, diciamolo, di incanalare verso di lui quel pubblico che quella roba lì gli piace. Ora, oggi, cosa vuol dire essere un autore? Possiamo definire autore o mettiamo in chiaro una cosa. Io un pochino tremo quando metto Zack Snyder nella stessa cerchia in cui metterei Cronenberg, Allen e Eastwood. Però è chiaro che devi contestualizzare l'autore Snyder all'interno di quello che fa. Eastwood è lassù, Allen è lassù, Snyder è qua giù, ancora. Però questo non significa che non ha niente da dirci e non avrà niente da dirci. Io trovo, e lo dico adesso per non dirlo dopo, che i film di Snyder, almeno quelli che ho visto, col tempo sono maturati nello stile, nel modo in cui lo vuole fare. Che non è l'evoluzione che fa Cronenberg, che non è l'evoluzione che fa Eastwood, ci stiamo a raccontare l'aria fritta, lo sappiamo tutti. Andiamo avanti con Cinefilo Pigro, che è esattamente opposto di quello che ha detto Samuele. Zack Snyder non è un autore e non è considerabile tale. Oggi il film d'autore può anche essere popolare, ma ha comunque dentro di sé le coordinate artistiche e i temi del suo stesso autore. Il nostro Zack non porta avanti alcuna caratteristica personale a meno che il pasticcio visivo e di montaggio non si voglia considerare tale. Il suo cinema è commerciale e a servizio del pubblico, patinato e superficiale, a tratti ruffiano. Poi io non dico che i suoi film non debbano piacere o che l'uomo non sia una brava persona, però ci sono limiti nel suo percorso creativo che non lo elevano ad autore. Poi se si vuole costruire una dietrologia apposita per elevare Zack Snyder, ognuno è libero di poterlo fare. Però io credo che Zack Snyder non abbia le potenzialità per poter evolvere ancora. Così come ho detto adesso che i primi film fanno stra schifo, devo rivederli. Perché tutto sto orrore, e lo dico così mi tolgo questo dente subito, così potete chiudere il video e dirmi che non capisco un cazzo di cinema, ma tutto questo orrore che dite nel suo remake zombie di Romero, io non ce lo vedo, perdonatemi. I titoli di testa sono fighissimi e sono una dichiarazione di intenti per tutto quello che succederà nel film. Cioè, cari ragazzi,
caro spettatore, caro pubblico, io mi dissocio totalmente da quello che ha fatto Romero, e perché non me ne frega niente, e perché non posso anche solo minimamente paragonarmi a quello che ha fatto Romero, cioè l'analisi sociopolitica di un mondo con i suoi zombie. E quindi io vi faccio una cazzatona da fumetto e fate questo, cioè voi vedrete questo. Zack Snyder, nei titoli di testa, te lo dichiara. C'è il tipo che va a prendere il giornale e non si rende conto che c'è l'apocalisse zombie, lo zombie curva e lo va a mangiare. Ecco, quella è una dichiarazione di intenti, che tutto il film sarà una cazzata gigantesca. Non è bello, lo dico subito. Gli zombie di Snyder non mi sono, cioè mi sono piaciuti quei 40-45 minuti per poi stancarmi, perché dici ok, Zack, taglia. Zack taglia, fa molto ridere. E quindi forse lavorare un po' di più sulla sceneggiatura, lavorare un po' di più sull'approfondimento dei personaggi, lo renderebbe un autore più accettabile da un certo tipo di pubblico, e devo dire la verità, anche da me. Però, altra piccola considerazione, il problema della sceneggiatura, il problema della scrittura creativa, il problema della preproduzione veloce e frettolosa, è un problema di Snyder o è un problema della Hollywood di oggi? Questa è una domanda che mi faccio, perché tutte le critiche che si rivolgono a Snyder si possono rivolgere a tutti i vari signor nessuno che fanno dei film che sono deboli. È una domanda che vi lancio e rispondetemi qua sotto. Andiamo avanti con Vincenzo. Vincenzo dice: indubbiamente il suo stile, che a me fa ben schifo, è riconoscibilissimo, dai rallenti esasperati alla fotografia piatta, ai tanti zoom, quindi sì, è un autore, pure se mi fa cacà. Ecco, lo stile è riconoscibilissimo. Molte volte quando dico questa cosa qui, la gente mi dice sì, però Snyder fa la pubblicità, Snyder fa la roba che fanno tutti. Sì e no. Perché prendete qualunque tipo di peplum che si rifà ai 300 snyderiani e fa 3 volte più schifo di 300, che non mi piace. Lo stesso 300 Rise of an Empire è orrendo, è 6 volte più orrendo del primo 300. E voi direte sì, ho capito. Però tu mi stai dicendo che Snyder è un autore perché fa schifo, ma fa meno schifo di quelli che fanno più schifo di lui? No, io sto dicendo che Snyder è un autore perché lo schifo o il non schifo lo decide il pubblico. E già il fatto che lui si sia ritagliato una fetta di pubblico fedele e che apprezza quello che fa lo rende almeno in parte un autore, un artista quantomeno, un artista del commerciale, un artista pop, un artista del merda, quello che volete voi, però un artista è. E il fatto che quelli che ci provano non ci riescono, perché gli stessi che hanno visto 300 e che gli è piaciuto, che non sono io, ve lo dico, a me è piaciuta la prima metà degli zombie, poi mi è piaciuta la seconda visione di Man of Steel, mi è piaciuta la director's cut di Batman v Superman, perché la cinematografica non mi è piaciuta. Dicevo, quelli che hanno visto 300 e gli è piaciuto, poi vanno a vedere 302 e non gli è piaciuto, allora vuol dire che ci sono 2 pesi e 2 misure dietro questa cosa. Ecco lì la differenza tra chi fa... Un po' come quelli che negli anni 90 scimmiottavano Burton ma non riuscivano a fare Burton. L'unico che riusciva a fare Burton era Henry Selick, che ci aveva lavorato. E quei 4 film, poveretto, che ha potuto fare, perché poi non lo fanno lavorare, quei 4 film che è riuscito a fare li ha fatti alla Burton. Ma perché lo conosceva a menadito Burton. Tutti quelli che ci hanno provato a fare Burton non ci sono riusciti, perché Burton è Burton. Voi mi direte, ma Snyder e Burton, tu me li paragoni, per carità, io che paragono Burton e Snyder, ma non ci pensate neanche. Però è così. Però in un certo senso è così. Gerardo dice, ha una sua idea di cinema, seppur cafona, ed è un suo stile riconoscibile. Per me sì, assolutamente. E di questo ne abbiamo parlato. Anton Giulio, che saluto, caro Ago, ciao Ago, bellissimo. Queste provocazioni di Ago, che poi sotto gli hanno detto, ma è una provocazione, spero. Ma scusate, poi vabbè, andiamo in ordine. Lo dico da una vita. Sì, un autore è colui che è riconoscibile da uno stile. Se lo è quel cialtrone di Wes Anderson, ovvio che lo è pure Zack Snyder. E qualcuno sotto gli ha detto, ma quella di Wes Anderson è una provocazione. Ma scusate, ma io dico, no? Ma se voi avete un'idea di Zack Snyder, questo può averci un'idea di Wes Anderson. Capite? Ecco, perché Wes Anderson è intoccabile? Tim Burton è intoccabile, anzi lo toccate anche troppo per quanto mi riguarda. Mi criticate Clint Eastwood allo stesso modo in cui mi criticate Snyder. Allora perché Wes Anderson è intoccabile e Zack Snyder invece è la merda? Per me sì, dice Riccardo, perché ha una cifra stilistica che si riconosce, può piacere come non piacere, a me sono piaciuti Watchmen e Il Regno di Ga'Hoole. Ecco, a me Watchmen ha lo stesso problema degli zombie di Snyder, cioè a metà mi sono rotto il cazzo. Watchmen a un certo punto ho detto basta, è Snyder...
Ecco, anche quella è una cifra stilistica, cioè a me piacciono determinate cose, altre non mi piacciono, ma la cifra stilistica è che è pesante Snyder, minchia, è pesantissimo, è una cifra stilistica, è riconoscibile. Se si considera autore, dice Marco, qualcuno con un'impronta stilistica e un determinato tipo di estetica, allora sì, Snyder è un autore. Bisogna però dire che la parola autore non è sinonimo di bello, di positivo o di buon lavoro. Aggiungo poi che l'autore non ha sempre ragione quando produce una determinata opera. Ecco, perché dobbiamo sempre rimarcare... Sono d'accordo, ma perché dobbiamo sempre rimarcare che quando parliamo di Snyder non parliamo di bello? Perché non è bello quello che fa Snyder? Perché non rientra in determinati canoni. Molti dicono anche non è un autore perché fa solo i film dei fumetti. Ecco, io vorrei parlare di Sucker Punch un attimo, che è l'unico film di Snyder che ho visto al cinema. E al cinema mi è pure piaciuto, poi non l'ho più rivisto, lo dovrei rivedere pure quello. Snyder è uno di quelli. Ecco, anche Sucker Punch mi è piaciuto. Io mi ricordo un'inquadratura bellissima, dove cerco di rifarla qui, no? Ecco, c'era la protagonista a metà, fate finta che sono a fuoco, è fuoco dietro, a metà, con l'occhio a metà, che guardava di qua, e qui dove c'è il tubo della caldaia, qui in realtà c'era un medico. Poi, controcampo, il controcampo lui l'ha fatto così, da quell'altra parte, così, e qua c'era l'altro medico. I due medici parlavano tra di loro per decidere come internare nel manicomio la protagonista. Io questa cosa l'ho trovata, sotto certi punti di vista, geniale. Così come, se non ricordo male, c'è un momento in cui Superman urla a Zod: lascia in pace mia madre, non ti azzardare a toccare mia madre. Questa non me la ricordo bene, però ci sono dei delle fumettosità dentro Zack Snyder, e questo lo volevo dire, così mi levo un altro peso, che si possono fare solo al cinema. Cioè, determinate inquadrature da fumetto nella carta stampata porterebbero via 3-4 pagine. Oppure dovrebbero essere riassunte in una mega vignetta che però non ha la stessa enfasi. Ha un altro tipo di risultato, ma non ha la stessa cosa. Quindi Zack Snyder porta il fumetto al cinema come non fanno in molti. Attenzione, Sam Raimi è Dio, l'intoccabile Sam Raimi. Zack Snyder fa delle inquadrature che possono essere belle o brutte, però c'è un'idea dietro. Non c'è per tutto il tempo. Superficiale nella sceneggiatura, l'abbiamo detto, approfondisse un po' di più i suoi personaggi, saremmo tutti felici. E un'altra cosa che la gente dice è: non puoi fare l'autore se tu prendi Batman, Super, e fai solo i cinefumetti. Io dubito, perdonatemi l'iperbole, però io non credo che Giotto, Raffaello e Michelangelo volessero fare tutta la vita le iconografie cristiane e basta. Però all'epoca si lavorava con quello, oggi lavori col cinefumetto. Nelle grandi produzioni oggi lavori col cinefumetto. Così come Burton all'epoca fece per la prima volta i cinefumetti, Batman, eccetera, eccetera, e poi si ritagliò uno stile, fece il suo Batman. E perché il Batman di Burton non è autoriale, anche se l'ha scritto Bob Kane? Il Batman di Burton non è d'autore? Il Batman di Schumacher, che vi fa schifo a tutti, non è d'autore? I capezzoli dentro la battuta li ha fatti lui. Sono brutti, sono belli, io li trovo fantastici, sono bellissimi. Perché se vuoi esagerare col trash e con le frivolezze e con i foulard rosa e con la gayaggine, lo devi fare così alla stragrande, fregandotene. Assolutamente. Poi dopo ha dovuto chiedere scusa e vabbè. E i Batman di Nolan? Nolan non è autore, è autore perché ha fatto Memento. Beh, Zack Snyder ha fatto Sucker Punch, ha fatto Regno dei Gaul. Poi tutto il resto è derivativo. E allora è autore pure Snyder, scusate. Lorenzo, secondo me non è autore perché lo trovo troppo piatto e poco memorabile, troppo Nolan wannabe, e quindi non lo trovo particolarmente interessante. Per esempio un Del Toro lo riconosco subito e trovo sempre qualcosa anche nei peggiori. Anche Nolan riesce sempre a darmi qualcosa, ma perché ha il suo stile e ha le sue ispirazioni, ma brilla di luce propria. Snyder no, quindi no, per me non è assolutamente un autore. Ecco, fondamentalmente ho anticipato la risposta perché ho fatto tutta la pappina di Sucker Punch e del Regno di Gaul, quindi... Roberto, certo che può essere considerato un autore. Un autore non per forza deve essere creatore di cose belle e riuscite. Può essere anche un autore di merda, per intenderci, e questo è il caso. Ma perché dobbiamo sempre di merda quando si parla di Snyder? Allora, come si fa a disinnescare Snyder come autore? Lo si accetta e lo si sfotte. Come con Michael Bay. Oggi Michael Bay non fa più paura a nessuno. Una volta, 10 anni fa, Michael Bay era la macchia nera di Hollywood. Oggi Michael Bay è una consuetudine. Nel frattempo Michael Bay è stato riconosciuto autore, hanno cominciato a prenderlo in giro, è stato disinnescato, e oggi Michael Bay non è più sulla bocca di nessuno. Allora, quindi, se Snyder
è così preoccupante per un certo pubblico perché distrugge l'estetica, il concetto stesso di estetica, eccetera, lo si riconosce in quanto autore e lo si disinnesca. Snyder autore va considerato così perché è ormai quello di quello stile lì che abbiamo detto fino adesso. Se al pubblico non piace deve operare delle scelte. Allora, se vogliamo disinnescare Snyder come autore oppure dargli una possibilità creativa, che per quanto mi riguarda il Tenet di Nolan, e prima o poi ne parlerò, è molto peggio degli ultimi tre film di Zack Snyder, è preoccupante Tenet di Nolan. Ma vabbè, non parliamo di Nolan pure stavolta, perché sennò... Allora, non si va a vedere al cinema Snyder e piano piano Snyder comincia a prendere la sua strada, non gli danno più le grandi produzioni, e comincia a fare dei film un po' più piccoli e magari lavora come maggiormente come autore, come vorremmo noi, ovvero più attenzione alla sceneggiatura, più attenzione alla preproduzione, più attenzione e cura al montaggio. Lorenzo, che saluto, dice un lapidario. Beh, sì. Nicola, assolutamente sì, per i miei gusti è eccessivo nel suo stile, ma uno stile caratteristico ce l'ha. Certo che è un autore, dice Bruno, non capisco che domanda sia. Daniele invece dice assolutamente no, e non per la sua bassissima qualità del suo lavoro, ma perché non lascia nei suoi film alcuna impronta autoriale o personale. PS, la tamarraggine non vale come impronta autoriale. E la mia domanda è perché no? Cioè, perché non vale come impronta autoriale? Ecco, infatti Samuele glielo chiede, ma perché non dovrebbe valere? Perché è troppo facilmente accessibile e viene utilizzata da troppi registi e troppo a buon mercato, facendo perdere la connotazione autoriale dell'opera. Ad esempio, Batman v Superman 2012, Armageddon 300 e la saga di Fast and Furious potrebbero benissimo essere stati girati dallo stesso regista. Beh, Daniele, assolutamente no. Assolutamente no. Ci sono delle enormi differenze. Ma delle enormi differenze. Cioè, 2012, per i piani medi, per i primi piani, per i dettagli, per un determinato piano di inquadrature, è di Emmerich. Cioè, si vede la mano di Emmerich in 2012. Cioè, lo schifo che è 2012, poi, per carità, terribile. Madonna, mai sbloccato un ricordo, come si dice adesso con i meme? Io mi ricordo che volevo andare a vedere, non mi ricordo che film, e quella volta al cinema, sei sale, al cinema c'erano tre sale occupate da New Moon e tre sale occupate da 2012 di Emmerich. Poi il problema è Zack Snyder. Vabbè, andiamo avanti con Giacomo. Secondo me sì, è un autore, ha uno stile personale riconoscibile, che piaccia o meno, beh, più o meno diciamo tutti le stesse cose. Anche Andrea dice, vedendo un 300 o un Superman non riesco a vedere un qualcosa che lo ha portato a esplorarsi in quanto tale. Un cinema di intrattenimento, la sceneggiatura è sempre un po' me, dice Andrea, ovviamente. Valerio che dice, io direi di sì, è vero, per molti versi è una versione truzzetta di Nolan o di Carpenter, ma nonostante alti e bassi ha saputo comunque lasciare una sua impronta stilistica. E sì, risponde forse anche lui a Daniele, per me la tramarraggine può essere un'impronta autoriale se viene dosata il giusto, se fosse il contrario nemmeno esisterebbero nomi tipo Bay, Proyas, Sommers oppure Tony Scott. Ecco, sì, ognuno mette la tamarraggine, l'americanaggine, come meglio crede. Cioè, non possiamo dire, io credo veramente che sia sbagliato dire che Snyder e Michael Bay si possono scambiare i film e sembrano girati dallo stesso regista. Cioè, The Island, che tutti odiano, io all'epoca, purino, ero scemo, sono scemo pure adesso, ma prima di più, e a me The Island al cinema non è che mi aveva fatto schifo, non avevo visto niente prima, quindi The Island non è che mi aveva fatto così schifo come incipit e tutto quanto, poi va in vacca nella seconda metà quando comincia a essere americaneggiante, ma tutto l'incipit non è così brutto secondo me, poi è lecca e patinà pure quello, come dice Frusciante. Ciao, non è una critica contro le idee di Frusciante, io condivido tutto quello che dice molto spesso e anzi quasi sempre. Però ci vuole anche un punto di vista diverso, secondo me, perché additare certe persone come il male del cinema credo che le renda ancora più importanti. Questi Michael Bay, questi Zack Snyder, se sono i cattivi sono ancora più importanti, sono ancora più curiosi. Se invece riusciamo ad accettare quelli che sono i loro pregi e a ovviamente criticare quelli che sono i loro difetti, come abbiamo detto quasi tutti, forse riusciamo anche a fare un discorso non più serio, ma più interessante, perché alla fine è questo il cinema, Fare dei discorsi tra di noi che possano essere interessanti, che ci portino ad arricchirci reciprocamente, tutto qui il cinema, Ivan invece mi scrive la definizione di autore, quindi ideatore ed esecutore al tempo stesso, autore di un progetto, quindi detto questo sì, Snyder è un autore, in opere come BVS, meglio ancora come Sucker Punch, che lui definisce impressionante ma vuoto, sono abbastanza d'accordo. È lui a ideare, adattare le immagini e poi trasporte allo schermo, imprimendo il suo stile
patinato ma evocativo, almeno dal punto di vista visivo. La cosa che apprezzo di più comunque è il suo gusto per le immagini, che poi, se non tenute a freno da una solita sceneggiatura, delirano e si incartano su se stesse, senza un significato ben preciso, tipo Marta, tipo la morte di Kevin Costner in Man of Steel, che anche se posso, il significato che voleva dargli erano un po' da denuncia. Se si trovasse uno sceneggiatore, forse uscirebbe dall'odio collettivo, ma comunque aspetto la cut di Justice League con rinnovata ma ostentata fiducia. Provaci ancora, Zack, e l'hashtag. Carino, Ivan. Anche qui concordo abbastanza. Quindi, sostanzialmente, ecco, abbiamo visto nel piccolo del gruppo Cinefollie che Zack Snyder, nella stragrande maggioranza dei casi, è considerato come autore. E chi non lo considera come autore è perché ne trova dei difetti talmente gravi che lo denigrano come autore. A parte il fatto che io ho cominciato a rivalutarlo dopo che ho visto la extended cut di Batman vs Superman, che ho detto vabbè, ma allora è tutto un altro film, allora il problema sono le produzioni che gli segano le gambe e lui vuol fare delle cose, allora forse lui deve trovare dei progetti minori per esercitarsi, per fare in modo di capire quali sono i suoi difetti, i suoi limiti e i suoi punti forti, e trovare la strada giusta che possa piacere a più persone possibili. Per adesso è semplicemente un regista barra autore barra artista controverso. Criticarlo per quelle che sono i suoi difetti, al mio giudizio, al mio gusto, lo rendono autore ancora di più, perché vuol dire che c'ha delle cose che non funzionano e che devono essere migliorate. Ma poi, come ho detto prima, il problema è delle produzioni che oggi come oggi fanno le robe in 5 giorni, ti fanno un blockbuster da 300 milioni in 5 giorni, oppure è colpa di Zack Snyder? Perché tutti i problemi che abbiamo detto di Zack Snyder, tamarragine, sceneggiatura, montaggio frenetico, ma sono problemi di Zack Snyder? O sono problemi un po' di tutti quelli che devono lavorare in fretta e furia e con grandi produzioni? Perché io credo che Mark Webb con i 2 Amazing Spider-Man abbia fatto gli stessi errori. Eppure Mark Webb era un grande regista con 500 giorni insieme. Allora, forse non abbiamo ancora avuto la possibilità di valutare Zack Snyder nel piccolo. Per il momento io credo che lui abbia dato una grande impronta personale a quello che è il DC Universe al cinema. Vi lascio ai commenti qua sotto. Era un video che volevo fare da tanto tempo, finalmente mi sono tolto questo peso dallo stomaco. Disiscrivetevi pure al canale, così almeno siete contenti che Zack Snyder per voi non è un autore, però intanto lui lavora e noi facciamo i video su YouTube. Nella descrizione i link ai miei social, Instagram, Twitter, Facebook, e ci vediamo al prossimo video che arriverà, spero, il più presto possibile. Seguitemi per tante scoppiettanti novità.